Le cose si mantengono, ovviamente. L'InfoPoint è un incentivo al decollo turistico della nostra città. È una bellissima struttura. Abbiamo immaginato una cosa molto leggera come Regione Campania. Mi pare molto elegante, quindi diamo un punto informativo per i tanti turisti che arrivano ormai nel nostro territorio. E poi presentiamo questa mattina due treni nuovi destinati ai pendolari che la Regione compra e affida a Trenitalia nell'ambito di un programma di acquisto di 24 treni destinati ai pendolari. Questi due treni fanno parte di un blocco di 12 treni per 84 milioni di euro che completiamo entro la prossima estate. Tenete conto che nella precedente legislatura regionale non abbiamo acquistato come regione un pullman, un treno e avviato un cantiere. Veramente stiamo facendo un miracolo per la qualità del servizio, per l'aiuto ai pendolari, ma anche per gli investimenti che si riversano poi sui nostri territori. Siamo molto contenti. Guardi, Salerno è una città che cresce sempre di più dal punto di vista turistico, è sicuramente una delle poche città in Italia che è riuscita a destagionalizzare ed è una città che segue quelli che sono gli indirizzi della Campania. Noi stiamo puntando molto sul turismo delle quattro stagioni, è una città che ha servizi importanti, da una stazione che cresce sempre di più, un porto che diventa riferimento, speriamo a breve anche l'aeroporto. Era un servizio che doveva essere messo in pista, oggi lo inauguriamo e il turista deve essere accolto, informato, non solo di tutto ciò che esiste in questa città, una città importante, ma anche dei tanti itinerari che stiamo mettendo in campo sull'intera provincia.